Personalmente penso che la tavola rappresenti uno dei piaceri della vita, ma vada gustata con attenzione anche all'aspetto salute. A questo punto la cucina in essenza nasce per una ragione. Io mi rendo conto che sale, grassi e zucchero sono essenziali per la nostra vita e quindi importanti nella nostra alimentazione, ma quelli che già troviamo negli alimenti sono sufficienti, quelli aggiunti diventano negativi. Quindi nasce questa cucina del senza che significa una cosa semplicissima, cucinare senza grassi aggiunti, cucinare senza sale aggiunto e dessert senza zucchero aggiunto. Sottolineo proprio il discorso aggiunto, è quello che ci crea dei problemi. Facile a dirsi, tu hai la pressione alta e ti propongono di togliere il sale, tu lo togli, ma dopo alcuni giorni tu non ce la fai più a mangiare una cucina che non sa di nulla. E quindi il problema è molto semplice, per fare un discorso del genere bisogna riuscire a cucinare piatti che siano gustosi e saporiti e nei quali non ci si accorga che manca il sale o mancano i grassi o manca lo zucchero. Quindi questo è stato il nostro obiettivo. In questo libro voi trovate 71 ricette che sono fatte veramente con una grande attenzione. Ci sono molti piatti rivisitati, molto buoni, ma c'è un piatto che a me piace ricordare. Risotto con le fragole, marsala invecchiato, fontina e parmigiano reggiano di 30 mesi. È formidabile e uno lo assaggia e pensa per forza che è più buono dello stesso risotto fatto col sale e con i grassi, perché diventa più gustoso e più elegante, grazie alla mancanza del sale.